Benvenuti a tutti, grazie per questa importante presenza e siamo di nuovo qui in San Rocco per stare assieme e per continuare questa campagna elettorale che è un po' atipica e diversa dal solito. Si fa in settembre-ottobre, dopo l'estate, si fa in questo momento particolare e andiamo avanti. Allora, non mi voglio assolutamente dilungare in discorsi particolari e voglio passare la parola a Feliciano Iannieri, che ha tanta voglia di dirvi qualcosa e di essere qui presente assieme a noi per portare il suo contributo della campagna elettorale, ma sicuramente il contributo nell'amministrazione della cosa pubblica. Grazie Feliciano. Grazie Massimo. Riprendiamo da dove abbiamo interrotto mercoledì con la presentazione dei candidati. Io sono Feliciano Iannieri e mi candido per la prima volta alle elezioni comunali dopo aver maturato un'esperienza lavorativa, sociale e cercando di dare ed essere utile alla comunità casolana. Sono candidato alla carica di consigliere alla lista numero 1 Uniti per Casoli insieme a Massimo Tiberini, candidato sindaco. Unione per Casoli è una lista, un progetto ultradecennale del quale Massimo nel 2006 già ne faceva parte. Questa progettualità si traduce in esperienza, competenza e capacità di veterani della politica e di amministratori esperti che hanno sapientemente condiviso con nuovi amministratori la loro capacità, che hanno divulgato in modo non egoistico. Noi insieme a tutti questi ragazzi siamo qui per garantire che questa eredità politica non venga smarrita e garantire che il metodo di lavoro che ci ha sempre contraddistinto, fatto dalla rilevanza dei fatti e della concretezza, non venga vanificato e smarrito negli anni. In più mi candido per un rilevante dovere politico, in quanto ricopro la carica di segretario del circolo del Partito Democratico dal 2016. Unico partito politico ancora presente all'interno della comunità casolana e di conseguenza un'eredità che dobbiamo continuare a mantenere per garantire che la politica non si smarrisca e che il confronto non venga meno negli anni. Concludo per non togliere tempo agli altri tre candidati che si devono ancora presentare, dicendo che sono orgoglioso di far parte con loro di questo gruppo, perché insieme a loro condividiamo la stessa voglia di portare avanti questa eredità e gli stessi ideali. Cercheremo negli anni di fare quello che è stato sempre fatto e garantire nuovamente questa continuità amministrativa che ormai ci contraddistingue da tre mandati, e cercheremo di portarla avanti il più a lungo possibile. Grazie. Grazie Feliciano, veramente vi assicuro che si palpava permettetemi di dire, l'emozione di Feliciano, che normalmente è un uomo, un ragazzo, una persona che è talmente pacato, responsabile, capisce tutto. Stasera ti ho visto emozionato, complimenti, è veramente una bella cosa. Grazie Feliciano e grazie per la tua presenza e voglia di fare, che per noi è molto, ma veramente molto importante, seriamente. Grazie Massimo, e vabbè, normalmente non è un'esperienza quotidiana, quindi spero di migliorare nel tempo come tutti quanti. Grazie. Adesso è il momento di Giuseppe Giuliante, che sicuramente lo
Abbiamo la fortuna di conoscerli tutti, in particolar modo io ho avuto modo di collaborare con tutta la squadra, con tutti quanti, quindi non è che ci conosciamo adesso in campagna elettorale. Noi che viviamo Casoli abbiamo vissuto assieme già tante, tante attività e continueremo a farle anche nel prosieguo. Quindi Giuseppe, a te la parola. Allora, buonasera, anche se 50 anni di campagna elettorale non sono stato mai in prima linea e l'emozione c'è. Io guardo l'orologio perché me lo sono scritto. Allora, sono Giuliante, per chi non mi conosce, abito a Casoli Stazione, un'attività commerciale legata all'agricoltura e alla zootecnia, in una veterinaria, una parafarmacia e un'agraria. Per 40 anni ho svolto il ruolo di responsabile commerciale di una SPA, lavorando in tutta Italia. Perché sono in questa lista? Per la mia coerenza politica, sempre dalla stessa parte. Ringrazio il sindaco e coloro che mi hanno proposto la candidatura. Ho accettato anche per la buona amministrazione di De Luca. Seguita successivamente anche, diciamo, con aspetti ancora più entro ai problemi da Tiberini, per impegno, dedizione e presenza sul territorio, che è fondamentale. Nel primo colloquio, quando sono stato assunto da una società per azione, il proprietario mi disse: non piacciono le messe lunghe e quelle che vuoi fare, non quelle che avete fatto. Ma in questo caso Massimo ha diritto a dire le cose che è stato fatto in questo paese. Per me necessita attenzione a alcuni aspetti: continuare la riqualificazione del centro storico, anzi accelerarle. Ambiente, spazi verdi, visibilità. Valorizzazione del territorio e le sue tipicità. Casoli ha una caratteristica fondamentale. Casoli nei prossimi anni verranno a Casoli parecchi turisti, e quando vai da qualsiasi parte d'Italia vuoi riportarti o a cercare prodotti tipici locali, e questo ancora manca. E io punterò che il mio settore, quello della prima e della seconda lavorazione delle carni, del latte e di altri argomenti casolani. Vi ringrazio. Grazie. Grazie veramente per la sintesi e per la capacità di dire quello che era necessario dire. Diamo la parola adesso a Carmine Candeloro, che non dico niente, vai Carmine. Allora, mi presento perché molti di voi mi conoscono. Parlerò un po' di me e del mio vissuto. Io sono Carmine Candeloro, all'anagrafe sono Carmine Gildo, quindi troverete Carmine anche Gildo. E io ho 62 anni, vivo a Ripitella, quindi non sono un casolano di paese, e dopo 40 anni di lavoro nell'industria, ora da quest'anno sono pensionato. Vi spiego un attimo la... non sono abituato, scusate. Lo so, non fa niente, però... Allora, la mia vita lavorativa è iniziata nell'81 in Val di Sangro come operaio nell'allora nascente Piaggio Adriatica, che faceva componentistica per auto, che poi nel tempo è stata riassorbita da Pirburg, una multinazionale tedesca che faceva molti più componenti per auto. E dopo vari anni, diciamo l'ultimo ventennio, mi sono trovato a essere responsabile del reparto di ricerca e sviluppo, e con i ragazzi del mio team, i miei pulcini, tutti giovani ingegneri, mi piace chiamarli pulcini perché sapete, la vecchiaia, loro giovani, e ci siamo occupati della progettazione, della realizzazione e l'avviamento di linee ad alto contenuto tecnologico per l'assemblaggio di componenti per auto.
Questo mi ha portato a viaggiare molto nel mondo, perché le linee che facevamo la maggior parte sono andate all'estero. E sono stato parecchio tempo in Cina, America, per lunghi periodi. Quindi probabilmente un po' per questo non sono stato molto presente nel paese, quindi molto di voi magari non mi conoscono. Vedrò tra la folla qualche collega, parente di colleghe con cui abbiamo lavorato tanto tempo insieme. E ora, da quest'anno io sono in pensione, quindi ho molto tempo libero. Ho approfittato per ritornare a fare un po' di campagna, dove vengono le mie radici, e nello stesso tempo mi sono chiesto, io ho visto che ho fatto tutta questa esperienza, la potrei usare anche per aiutare a gestire la nostra comunità? La mia esperienza la posso mettere a disposizione del mio paese? Quindi, dietro il consiglio di un caro amico, ho chiesto a Massimo di entrare nella sua squadra. Grazie che mi ha accolto, lui con tutto il resto della squadra esistente, molto bene. In questa, in questo team abbiamo redatto un programma di proposte da sviluppare per il nostro paese. Nella nostra squadra siamo tutti allineati su questo programma per quello che vogliamo fare e quanto lo vogliamo fare. Quindi a questo punto direi che io non ho altre cose da aggiungere, c'è già un piano fatto. Comunque rimango a disposizione per miei compaesani, se ci sono idee, proposte, qualsiasi cosa mi volete proporre, cercheremo di raggrupparle in un unico progetto, in un unico piano di sviluppo da portare avanti in questi anni. Io penso che la mia esperienza maturata in questi anni nel gestire tanti progetti internazionali può essere di aiuto a gestire anche da questa gestione, a snellire e far rendere molto più efficaci le riunioni, come si... Ma anche la tua capacità di lingua inglese, perché tu parli molto bene inglese avendo vissuto, avendo lavorato nei contesti internazionali, quindi sarà molto utile per noi. Ho dovuto sopravvivere pure all'estero, quindi... Of course, sure. Comunque, io direi che se mi vorrete sostenere sarò onorato di portare avanti tutti questi piani che stiamo facendo con il massimo del mio impegno. Vi ringrazio per avermi ascoltato qui questa sera e qualunque sarà la vostra scelta per me va bene. Importante, votate e fate votare, Uniti per Casoli. Grazie Carmine, è veramente strano far parte di un gruppo nuovo fatto di 9 elementi nuovi su 13, dove io sono il veterano a 50 anni, sono il veterano del gruppo e vedo le emozioni dei ragazzi, mi permetto di dire, anche dei ragazzi che sono da più tempo, ed è veramente bello poter dare un aiuto concreto a tutti quanti nel collaborare assieme, ma io prenderò molto da ognuno di voi. Adesso vorrei che... Vieni. Federico, Pietro Paolo. Buonasera a tutti. Reduce dal campo sportivo. Come stiamo? Abbiamo vinto 3-1. E vai! Prego, Federico, vai tu. Buonasera a tutti, bentrovati. Vi ringrazio per la presenza. Mi presento per... quei pochi immagino che non mi conoscono, perché diciamo che sono sempre molto presente a Casoli e vivo il paese costantemente. Ho 27 anni, risiedo in Contrada La Roma e per Casoli ho sempre fatto tanto, perché come mi piace dire anche quando sono tra i miei amici, tra i miei concittadini, sono malato di questo paese. Quindi per me è un onore, una forte responsabilità mettermi a disposizione del paese e della mia contrada. Quindi ringrazio Massimo per questa opportunità, ringrazio la squadra
che ormai è un mese che lavoriamo insieme, perché il programma l'abbiamo strutturato, confrontato, concordato insieme, abbiamo tante idee da portare avanti e soprattutto una cosa che ci tengo a dire è che va fatto il plauso a tutta l'amministrazione degli ultimi tre mandati, perché soprattutto a noi giovani ci dà la possibilità di avere, come si dice, un comune sano che ci dà la possibilità di proseguire questo percorso in maniera tranquilla e fiduciosi del futuro. Abbiamo tante idee, abbiamo le idee sul castello, sul turismo, sul lago, sugli impianti sportivi, abbiamo dei progetti per migliorare l'inclusione delle famiglie a Casoli, per creare nuovi spazi per le famiglie, quindi siamo molto volenterosi e questa volontà la metteremo a vostra disposizione. Mi sono lasciato andare, ho saltato la presentazione, ci tenevo a dire che sono uno dei fondatori e sono stato presidente di Amicasoli per 4 anni, gioco a Casoli a calcio da 22 anni, sempre con la casacca del Casoli e della Casolana, e sono anche, oltre a giocare, collaboro per l'organizzazione del settore giovanile. Faccio parte di due importanti associazioni, del direttivo di due importanti associazioni alla Roma, dell'associazione Cluvie e dell'associazione La Roma Antica. Questo mi ha portato a essere sempre preso e disponibile verso il mio paese. Voglio riportare questo in questa candidatura. Abbiamo una squadra giovane, molto giovane, accompagnata da tanta esperienza, che è pronta veramente a dare il massimo per questo paese. Io credo di aver concluso, faccio un ultimo appello e lo faccio sinceramente ai giovani di Casoli, perché credo che questa lista sia concretamente una lista per dare la possibilità ai giovani di dire la propria, di mettersi in gioco e di portare in alto questo meraviglioso paese. Grazie a tutti. Complimenti, complimenti Federico. Altro che giovane, qua mi sembra un veterano. E io ti volevo fare una domanda, mo lo faccio io, il conduttore. Io lo so, però, che tu lo esterni. Come è nata la candidatura? Quando è nata la candidatura? La mia candidatura nasce da lontano, perché in primis ho sempre collaborato con le amministrazioni stando in tutte le associazioni, ma soprattutto perché un anno fa Massimo, Vincenzo, Massimo e Vincenzo mi avevano già coinvolto, perché abbiamo da portare avanti tante idee, tanti progetti su Casoli, sul castello, non mi fate essere ripetitivo, quindi la mia candidatura parte da lontano. Devo ringraziare anche Domenico, il consigliere uscente della Roma, perché è una persona che mi sta dando tanto supporto e che anche lui mi ha voluto in questa squadra, e quindi la mia candidatura, come dico quando parlo tra gli amici, mi è venuta, diciamo, naturale, nel senso che sono stato sempre predisposto a mettermi a disposizione per il paese, e spero che avrò la fiducia degli elettori per portare avanti questo grande impegno che ci siamo adesso prendendo. Non ripartire, abbiamo capito, no. Dai, mo non ripartire. Grazie Federico. Grazie a tutti. Grazie Federica. Buonasera. Allora, adesso voglio dare la parola a Federica, che ha la possibilità di interagire con voi e sicuramente ha molto da dire, sempre in modo sintetico. Sempre in modo sintetico. Buonasera, allora, riallacciandomi a quello che diceva Federico prima, queste sono alcune mie idee che io al riguardo, ovviamente, essendo io un insegnante della scuola e della cultura. Le mie idee si inseriscono ovviamente sempre nel programma già concordato con il candidato sindaco e con la squadra intera.
La mia esperienza di docente credo che possa essere proficuamente impiegata nel settore ovviamente dell'istruzione, al fine di valorizzare in continuità i due istituti che accolgono non solo i nostri studenti ma anche quelli che provengono dai comuni vicini, in un territorio dove le nostre scuole assurgono un ruolo di aggregazione sociale e di sviluppo culturale. La scuola insieme alla famiglia è il luogo deputato alla formazione dell'individuo e quindi merita particolare attenzione dalle istituzioni e in primis anche proprio dall'amministrazione comunale. E quindi, sebbene negli ultimi anni sia stato fatto molto in termini di adeguamento e di messa in sicurezza delle strutture, ritengo sia necessario, interpretando le istanze delle giovani famiglie, rendere il servizio scolastico più confacente, più vicino alle loro necessità e ai loro bisogni, magari completando il ciclo di formazione con l'offerta formativa che va da 0 a 6 anni. Inoltre, io ovviamente lo ripeto, sono una docente e quindi condivido con questi ragazzi ogni giorno la loro ansia verso il futuro, il loro essere disarmati verso le sfide che il futuro pone loro. E quindi noi abbiamo la responsabilità civile e morale di creare le condizioni per questi ragazzi affinché avvenga il loro sviluppo culturale, con loro e per loro, perché lo sviluppo culturale è solo antidoto contro ogni forma di regressione e di problema. Però abbiamo anche una grossa responsabilità verso tutti quei ragazzi che l'italiano non lo conoscono e che frequentano già le nostre scuole, che arrivano magari all'età di 17 anni e si presentano in una scuola superiore o addirittura anche in una scuola secondaria di primo grado. Quindi abbiamo la necessità di creare le condizioni anche per loro. Nel nostro territorio vivono diverse famiglie giovani che provengono dalla vicina Albania, Romania e dal Marocco, paesi di lingua araba. Quindi è necessario pensare anche a questi ragazzi, perché l'integrazione, la conoscenza della cultura italiana passa prima di tutto dalla conoscenza dell'italiano. La nostra cittadina è sempre stata al centro di fermenti culturali che dovranno essere perpetrati, portando avanti iniziative quali ad esempio Ariel a Castello, magari potendo festival letterario, magari cambiandolo nel format, inserendo dei premi culturali oppure un concorso, e anche altre manifestazioni culturali in collaborazione con enti, con associazioni private oppure con la scuola soprattutto. Inoltre, sebbene le nostre passate amministrazioni abbiano recuperato, dato valore a siti storici di enorme interesse storico e culturale, si dovrà rendere maggiore attenzione anche al sito archeologico di Cluvie e anche alla la Torre di Prata, magari con una valorizzazione di tipo turistico-naturalistico. Dunque, i prossimi 5 anni sono un riferimento temporale importantissimo al fine di rideterminare e di completare il progetto politico già iniziato dalla precedente amministrazione, al fine di proiettare Casoli verso il futuro, ancorandolo però alle sue radici storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, perché no? Grazie. Grazie. Complimenti. Veramente complimenti, Federica. Vieni Domenico, vieni. Chiaro è che i progetti li dobbiamo portare e continuare a portare avanti, non possiamo fermare la continuità nella progettazione, perché Cluvie è iniziato un percorso e deve essere continuato, così come le altre attività che abbiamo in essere. Veramente complimenti, Federica. Domenico, io ti anticipo il personale ringraziamento per tutto quello che hai fatto in questi anni, e oggi in qualità di capogruppo
del nostro gruppo, ma abbiamo trascorso assieme veramente degli anni importanti, siamo nati assieme, anzi tu prima di me ti eri candidato veramente, essendo anche più giovane, però eri già stato candidato, però abbiamo fatto un percorso di crescita condivisa assieme anche altri amici giovani, che ci ha consentito di portare avanti un percorso politico-amministrativo che per noi è stata di crescita importante, sicuramente siamo riusciti a comprendere e imparare anche gli errori che abbiamo fatto durante il nostro percorso. Ma io adesso non mi volevo dilungare a parlare, purtroppo come ti ho visto mi è venuto in modo spontaneo, voglio lasciare a te la parola, grazie. Grazie Massimo. Buonasera a tutti, nonostante diciamo le svariate campagne elettorali di cui parlava Massimo, l'emozione di stare su un palco c'è sempre. Il mio sarà un intervento brevissimo e l'ho scritto. È mio dovere da capogruppo uscente ringraziare la maggioranza che ha amministrato Casoli negli ultimi 5 anni. C'è stata grande coesione e condivisione di intenti. Non ci sono stati mai, e sottolineo mai, momenti di attrito tra noi. Abbiamo avuto una linea guida e quella abbiamo seguito. Massimo ricordava che io ho avuto anche una candidatura precedente a quella in cui sono stato eletto nel 2006 e ho avuto in regalo da una persona che non c'è più un libro con una dedica, e in questa dedica mi veniva riconosciuto il fatto di impegnarmi semplicemente per le altre persone, per spirito di volontariato, per spirito di sacrificio per la comunità. Ecco, questi valori io li ho riconosciuti in questo gruppo e in questo sindaco. Nel maggio del 2020 ho iniziato un, come dire, giro ricognitivo per capire se ci fossero le condizioni per una ricandidatura del sindaco Massimo Tiberini, e la risposta è stata unanime. Ha il dovere e l'obbligo morale di riprovarci, perché ha dimostrato di avere doti umane e amministrative eccellenti, quali la lealtà, l'onestà e la trasparenza. Ideali in cui tutti noi, vecchi e nuovi membri del gruppo Uniti per Casoli, ci riconosciamo. Il sindaco, dopo un periodo di naturale riflessione, ha sciolto ogni riserva e ha deciso di accettare, e noi siamo veramente contenti di questo. Il rendiconto di 5 anni di mandato, tenete conto che il mandato è stato di 5 anni e qualche mese, ma effettivamente abbiamo amministrato normalmente, tra virgolette, per 3 anni e qualcosa, e le mascherine che tutti noi indossiamo sono a dimostrare che c'è stato qualcosa di più grande di noi. Il rendiconto di 5 anni di mandato, dicevo, di cui tra poco il sindaco parlerà, è il frutto di un lavoro certosino e di squadra, ed è per noi motivo di orgoglio poterlo illustrare oggi a tutti voi. Concludo con 2 considerazioni. I volti nuovi che vedete oggi candidati vanno a sostituire in prima linea chi, per motivi esclusivamente personali e non di altra natura, non ha potuto continuare, ma potete comunque stare certi che noi daremo tutto il nostro appoggio e anche di più a questa nuova squadra. Un grande statista disse: noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato e messo a servizio dell'uomo, del suo benessere. Mi commuovo perché Enrico Berlinguer, vi chiedo scusa. Della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è una prova che può degnamente riempire una vita. Massimo, tu hai dimostrato di tenere al benessere del tuo paese. Hai dimostrato che puoi riempire con questo amore per il tuo paese la tua vita. Il mio telefono per te sarà sempre aperto e per tutti questi amici. Su di noi puoi contare. Contaci, contaci, contaci. Votate in lista numero 1, Uniti per Casoli. Grazie capogruppo, ma grazie veramente capogruppo e tutta l'amministrazione.
La rendicontazione che facciamo questa sera è un atto dovuto, è un atto importante, è la cosiddetta relazione di fine mandato che si trova agli atti del Comune di Casoli ed è consultabile da ognuno di voi e viene redatto se prima della scadenza del mandato. Adesso con il protrarsi degli eventi purtroppo e tutti gli accadimenti si è arrivato a farlo in questo momento, ma avremmo dovuto farlo molto molto prima ed è importante rendicontare dei fatti avvenuti in 5 anni di amministrazione 2016 e 2021 ed è importante e vi ringrazio fortemente per la fiducia che avete accordato alla mia persona sia nel precedente mandato iniziando nel 2016 e sia durante tutto il mandato di 5 anni. È stato un mandato bello, intenso e ricco di crescita, di competenze, di professionalità, di capacità di amministrare, perché sicuramente non è stato facile, specialmente all'inizio, pur avendo una buona esperienza. E grazie perché siete ancora qui a sostenerci, perché hai detto molto bene, il telefono è aperto, ma io lo so che è aperto, perché il nostro confronto noi lo abbiamo ancora, perché le riunioni che abbiamo fatte le abbiamo fatte in continuità, sia per quando dovevamo creare la lista, sia quando ci dovevamo confrontare per come indirizzarci, ma anche nella costruzione del programma ci sono state le indicazioni importanti, le rivisitazioni, proprio l'abbiamo portato avanti assieme, quindi sono io che devo ringraziare ognuno di voi per quello che avete dato e per quello che adesso andrò a dire a tutti quanti voi. E vi assicuro, e questo ve lo dico, io ho parlato poco perché ho parlato già tante volte e mi sono espresso tantissime volte, ma Sergio è ancora qui, Sergio è con noi, perché in ogni cosa che facciamo, in ogni insegnamento che abbiamo avuto, in questi documenti che voi avete, che è la sintesi della nostra rendicontazione, qualcosa che Sergio mi aveva detto che dobbiamo fare molto tempo prima, dobbiamo portare all'attenzione dei cittadini, perché è il nostro dovere portare all'attenzione dei cittadini, non per dire che siamo stati bravi, meno bravi, no, per andare al giudizio dei cittadini, perché la democrazia è questa, è quella di confrontarsi con i cittadini e dire abbiamo fatto questo, potevamo fare meglio, sicuramente sì, potevamo fare peggio, sicuramente sì, ma sono gli elettori che in un paese democratico scelgono chi deve amministrare il proprio paese, perché la sovranità appartiene al popolo e nessuno mai sentirà da parte mia che ha sbagliato a votare, assolutamente no. Chi vota, chi dà la fiducia a qualcuno indovina perché ha le proprie ragioni per farlo e non sarò io a dire che ha indovinato o ha sbagliato. Quindi questa sera io vi voglio ringraziare perché portiamo a compimento questa relazione di fine mandato, questa sintesi del mandato amministrativo e lo porto veramente con tanti amici che ho visto, che ho conosciuto in questi anni di crescita assieme ci siamo confrontati e io vi chiedo sempre di ricevere i consigli, mi arrivano i messaggi, le telefonate e ho tanta voglia di ascoltarvi, di sentire tanti consigli importanti anche nelle scelte che dovremmo fare successivamente, perché non è che le scelte si fanno e poi sono immutabili, sono scelte da fare, da condividere e da portare avanti. E io vi volevo soltanto spiegare che chi ha le fotocopie c'è una sintesi della relazione di mandato che è fatta di 10 facciate e poi c'è ancora una sottosintesi che è fatta dei principali lavori pubblici che abbiamo realizzato, quindi poi ognuno di voi se lo potrà leggere tranquillamente e verificare con i fatti le cose che sono state realizzate qui a Casoli e le cose che non sono neanche che non sono state realizzate e che si dovranno ancora fare. Io ho accettato questa candidatura perché è venuta coralmente da tutti quanti voi e ho accettato questa candidatura perché mi sono sentito in dovere di portare avanti un percorso intrapreso assieme, di portare avanti dei progetti che abbiamo realizzato e dei progetti che abbiamo ancora in cantiere e che dobbiamo fare. Ci sono veramente tanti progetti, tante idee e tante idee da portare a termine. E poi
ho visto creare nel percorso dei giorni, nel camminamento del nostro operato, un gruppo estremamente capace, estremamente prodigo di idee, anzi li devo tenere a bada perché sono anche un po' troppo come entusiasti, però non fa niente, ci fa bene assolutamente. E ho la fortuna di conoscere ognuno di loro, come vi anticipavo prima, perché ci siamo già confrontati in questi anni, perché non è che è la prima volta che ci vediamo, no, anzi, quante volte ci siamo visti per realizzare delle cose, le abbiamo condivise, a volte è stato sì, a volte è stato no, ci siamo riconfrontati, e quell'entusiasmo che ho visto in voi, mi ricordo in particolare con alcuni ragazzi, li sto rivedendo di nuovo in questa amministrazione, quindi vi ringrazio fortemente. Io voglio continuare, noi vogliamo continuare affinché Casoli rimanga un paese virtuoso, affinché Casoli nella sua amministrazione comunale sia sempre come faro all'occhiello del nostro territorio di riferimento, perché noi siamo a Casoli, noi viviamo a Casoli, e l'amministrazione di un bilancio pubblico del Comune di Casoli sempre con i conti in ordine per noi è un vanto che non permetteremo a nessuno di voler cambiare. E quindi avere la possibilità di investire, di non avere debiti fuori bilancio, di investire 2 milioni, quasi 2 milioni di euro di avanzo di amministrazione per opere pubbliche, per noi è sicuramente un avanzo, e questa cosa qui lo si fa in sinergia tra amministratori locali e dipendenti del comune. I dipendenti del comune, che sono veramente persone preparate, che tengono a cuore e sono persone di riferimento anche degli altri comuni, è questo che noi vogliamo portare avanti, continuando in un'amministrazione in cui il virtuosismo dei pagamenti entro i 30 giorni, la capacità di non aumentare le tasse, di mantenere la no tax area a 7.500 euro, di conservare le agevolazioni, meno 13% del compostaggio domestico, che serve sia per una tutela dell'ambiente sia per abbassare la spesa, che è sempre molto gravosa per i cittadini. Aver avuto la capacità nel 2020 di agevolare le aziende che erano in difficoltà, le attività non domestiche, per 30.000 euro, aver avuto la capacità di agevolare nell'anno 2021, sempre con la Tari, per le utenze domestiche per 31.000 euro e per le utenze non domestiche per 30.000 euro, e cofinanziando il costo Tari di 11.000 euro, applicando complessivamente 72.000 euro, ma poi c'è scritto, potete leggere tutto, controllare nella massima trasparenza del nostro sito comunale, o comunque chiedere, perché lo sapete che io vi rispondo, se non vi rispondo immediatamente passa qualche ora, dopodiché o vi richiamo o vi mando un messaggio. Questo è qualcosa che abbiamo fatto in continuità e lo vogliamo portare avanti. Il fatto di perché lo vogliamo portare avanti? Uno, per sgravare i cittadini quando è possibile delle tasse comunali; due, per dare un obiettivo costante di miglioramento dell'igiene urbana, perché noi, avendo affidato in house la raccolta dei rifiuti alla società Ecolan, abbiamo prodotto nel triennio 2018 e 2020 una produzione di rifiuti differenziati, ovvero sia le varie categorie, del più 44%. Ma non vi voglio annoiare, però sono cose importanti a mio avviso. La produzione dei rifiuti indifferenziati, meno 36%, quindi un aumento della raccolta differenziata che ci ha consentito comunque negli anni di essere comune riciclone, e allo stesso tempo di raggiungere circa il 78% di raccolta differenziata. Dobbiamo proseguire, perché è il comportamento vostro che fa la differenza, e noi dobbiamo venire incontro alle esigenze. Ci sono servizi nuovi che sono stati erogati, poi è chiaro, capita che esporta una cicca di sigarette, che ci può stare qualcosa di sporco da una parte, una foto dall'altra parte, una busta buttata da qualcuno che onestamente non capisco perché la deve buttare per strada. Pazienza, la raccogliamo e andiamo avanti. Cioè, è importante la crescita, perché in questo paese ci viviamo noi, non è che viene qualcun altro a vivere qua, non è che viene qualcuno da fuori e ci deve dire come ci dobbiamo comportare, cosa dobbiamo fare, e poi se ne va tranquillamente. Siamo qua noi a vivere costantemente la nostra vita quotidiana all'interno di Casoli. E poi la realizzazione di opere pubbliche. Abbiamo
la possibilità nei 5 anni, 2016-2021, di poter rendicontare una cifra come 8 milioni e mezzo di euro. 8 milioni 400 e rotto, vado a memoria. Cioè, e ce l'ho scritto, potrei leggere. È qualcosa di incredibile, incredibile. E queste cose le abbiamo fatte assieme, le abbiamo fatte collaborando. Io ricordo bene quando abbiamo iniziato a rifare il corso nel 2016. Non è che le cose si fanno in campagna elettorale, anche perché la campagna elettorale bisognava farla a maggio-giugno. Adesso ci troviamo a settembre-ottobre, le ultime cose fatte non le avremmo fatte perché l'avrebbe fatta l'amministrazione successiva. Siccome siamo stati in un periodo come il Covid per un anno e mezzo, oltre un anno e mezzo, ovviamente anche l'azione della macchina amministrativa si è rallentata. È per questo che si sono anche dilungati dei tempi. Ma io sono veramente orgoglioso di ciò che si riesce a fare con tutte le difficoltà che emergono quotidianamente nell'agire amministrativo. Abbiamo fatto opere per oltre 1.600.000 euro di viabilità, cioè qualcosa di incredibile. Siamo partiti con la riqualificazione del corso per 230.000 euro, io mi ricordo molto bene, 2016, inizio mandato, sindaco per la prima volta, cioè non è che è proprio una cosa semplice. Quando fai il vice sindaco c'è il sindaco che comunque è il parafulmine. Allora i negozianti, no, ma non finite, ma non fate, non riuscite. Abbiamo rifatto tutto il corso, abbiamo rifatto Piazza Brigata Maiella, si è tolta la benzina, si sono rifatti gli ulivi, si è andato su a Piazza del Popolo. Veramente un lavoro fatto intensamente che stanno sotto i vostri piedi, quindi non è che non esiste. È un lavoro fatto di questa amministrazione 2016-2021. 81.350.000 euro per la sistemazione della strada Piano La Fara e il parcheggio antistante Palazzo Tilli. Dopodiché 178.000 euro completamento marciapiede in via Frentana. Tutte queste cose avrete modo anche di vederle, per chi avrà voglia di vederle in sede, perché mettiamo un monitor, credo sia già attivo un monitor con tutte le slide dei vari lavori, poi le posteremo anche sui vari social, però è importante raccontarsene le cose perché non è che arrivano così facilmente. Bisogna lavorare, bisogna programmare, bisogna progettare, bisogna che ci siano dei finanziamenti da raccogliere. Non è che arriva qualcuno e dice no, ci penso io, te le do io i soldi, parliamo un po' di progetti, parliamo, facciamo. No, non si fa così, si progetta, si fanno progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, realizzazione dell'opera. Non è che arriva qualcuno e dice no, ci penso io. Chi deve amministrare il 5 ottobre dovrà amministrare questo paese. Chiaro è che in campagna elettorale sappiamo bene, sono 15, oramai 15 giorni ancora di campagna elettorale, si dicono tante cose, si possono anche non dire o non dire, non c'è bisogno di creare degli allarmismi, delle difficoltà o fare promesse promesse svariate. No, raccontiamo le cose che come sono, confrontiamoci tranquillamente, andiamo avanti con le progettualità da mettere in campo con franchezza e trasparenza. Vado avanti con, dicevo, 178.000 euro per il completamento del marciapiede a via Frentana. Questo è con grande orgoglio, ve lo dico, ci stavamo dietro da tantissimo tempo, avere la possibilità di realizzare un'opera che è a servizio dei nostri cittadini di casa, di che oggi possono tranquillamente camminare ed arrivare al campo sportivo, al quarto da capo, al cimitero quasi, e avere la possibilità di mettere in sicurezza i ragazzi che vanno a scuola, perché poi si parla tanto di scuola, di quello, di quella, ma poi devono essere dei fatti concludenti. Per noi il fatto concludente è di unire le scuole elementari, medie e superiori, di dare dei servizi adeguati, e anche per questo abbiamo fatto l'app per mettere in sicurezza alla fermata e alla discesa dei ragazzi delle scuole superiori. Cioè deve essere sempre un continuo di programmare, riprogrammare e cercare i fondi. Vado avanti perché è importante dare contezza a tutti. Se divento prolisso ditemelo, però sono fatti realizzati nei 5 anni di amministrazione 2016-2021 e
ed è questo, fatti che vengono da comportamenti che ogni 5 anni, perché spesso vengono citati 15 anni di amministrazione, certo, 15 anni di amministrazione, sono fatti di 5 anni ogni amministrazione, noi che veniamo da 3 mandati, 5 anni siamo stati confermati dai cittadini per le cose fatte, successivi 5 anni riconfermati dai cittadini, successivi 5 anni riconfermati dai cittadini, questi... Questi ulteriori 5 anni, come vi dicevo prima, ce li metteremo al vostro giudizio, al vostro giudizio. Noi non dobbiamo essere noi a giudicarci, non deve arrivare nessun tribunale dell'Inquisizione, siete voi a decidere e a verificare quello che abbiamo fatto. Quindi vi dicevo, 132.970 per la sistemazione di via San Nicola, che è talmente utile il collegamento con il cimitero, che è talmente unico per, avendo vissuto, per chi vive in via San Nicola, spesso la Sasi purtroppo deve fare delle riparazioni e rimane bloccato il tratto di via San Nicola. Chi è che quante volte è rimasto bloccato, deve lasciare la macchina fuori, non poteva andare su perché c'era la breccia, adesso con l'asfalto e l'illuminazione che si è fatta si va tranquillamente, con moderazione, su al cimitero e si può uscire tranquillamente. Si è fatta la strada adiacente alla villa comunale, Contrada Fiorentini, la parte di Contrada Ripitella, via Garibaldi, qua dietro abbiamo rifatto l'asfalto e lo potete vedere tranquillamente, il parcheggio antistante la scuola media De Petra, pure è stata rifatta, sistemata. Qua adesso c'è bisogno della segnaletica a terra, che non ancora abbiamo avuto modo di farlo, ma sta già in programma, lo faremo, continuiamo sempre nelle opere, come continueremo a fare gli altri asfalti. Un altro lavoro che si è fatto a Colle Barone, cioè noi con equità cerchiamo di arrivare su tutto il territorio, finché ci si riesce poi si prosegue nell'anno successivo, e a Colle Barone abbiamo fatto un primo intervento di 70.000 euro e adesso c'è un secondo intervento di 70.000 euro che si è fatta la sistemazione del fondo e deve essere messa l'asfalto, quindi per un totale di 140.000 euro si è finito di realizzare il percorso pedonale in località quarto da capo con il divisorio che c'è sull'ANAS, sulla strada dell'ANAS, per 20.000 euro. 128.000 euro sistemazione della strada comunale Colle della Torre, Contrada Merosci e Contrada Verratti primo tratto. Dopodiché 35.000 euro per la manutenzione straordinaria, rifacimento di un strato di marciapiede del manto stradale qui in Vico Montagnera. Vi ricordate come stava messo il marciapiede più l'asfalto? È stato sistemato, è stato messo in sicurezza. 30.000 euro lavori di completamento del camminamento in via Frentata con la realizzazione del parcheggio dell'area del Campo Boario, proprio come vi anticipavo prima, per gli autobus. 33.000 euro per la messa in sicurezza dei gabbioni in località Colle della Torre mediante gabbionatura metallica. 280.000 euro per la sistemazione della strada qui in Corso Umberto con i marciapiedi che salgono vicino al dispensario e salgono su ai carabinieri che arrivano a scuola e vanno al campo sportivo. Realizzazione della strada comunale in Contrada Cinonni, un bell'asfalto si è fatto collegando tutta la strada con delle illuminazioni. A Cigno Pianibie, nella parte relativa alla cosiddetta Sicilia, sia dalla parte da un primo lato che dall'altro lato. In Zecchini, quindi località La Roma, Cappacorti, Tacconelli, veramente è stato forte l'interesse per tutto il territorio di Casoli. Con convinzione, 70.000 euro la sistemazione della strada comunale a Verratti, il secondo lotto, perché era in sistemazione tutta la parte fino ad arrivare al centro abitato ed è stato fatto così come programmato e detto ai cittadini, come anche la sistemazione di... Sto diventando pesante, dico la verità, ma sono cose che abbiamo fatto, io come devo farle? Devo dire, lo so. Allora cerco di velocizzare, forse faccio meglio. Allora, sempre con gli asfalti, perché abbiamo continuato con gli asfalti anche per fare la gara ciclistica, perché c'è andata bene. Quindi a Colle Marco si è rifatto l'asfalto, nelle varie parti di Contrada Serre, con il collegamento alla strada che va a Roccascalegna si sta per mettere in sicurezza.
veramente tanti lavori che vengono fatti quotidianamente per il nostro territorio, ma questi lavori poi andiamo avanti con l'impiantistica sportiva. Nei 5 anni si è rifatto il manto erboso al campo sportivo, fiore all'occhiello per noi, 450.000 euro di manto erboso per la nostra squadra che sia anche di buon auspicio con questa vittoria, 66.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria alla piscina comunale con la sostituzione dei filtri, impianto idraulico, sostituzione di pompe di circolazione, sostituzione di porti in alluminio, lavori edili, installazione di ringhiere, manutenzione di impianti idrici e termici, tutto da poter vedere con determine e delibere nel sito internet del comune, oppure di richiedere, ve le mando io. Intervento di isolamento termico della piscina, parte della piscina comunale, per poi passare alle illuminazioni. Anche qui abbiamo la possibilità di andare avanti, 10.000 euro ampliamento della pubblica illuminazione incontrata alla Roma, 75.000 euro manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione finalizzata all'efficientamento di via Settentrione, Vico Montaniera, parcheggio multipiano, via San Nicolo, e proprio tornata la luce, ma ve lo ricordate quando abbiamo sostituito? Ma questa sostituzione, oltre ad avere un impatto visivo migliorativo, ha un impatto migliorativo a livello ambientale, perché uno, abbattono i costi del bilancio comunale, due, abbattono i costi dell'inquinamento ambientale, quindi è tutto preordinato e programmato per efficientare sempre nel modo migliore possibile la nostra cittadina. Vincenzo mi vuol bene proprio, guarda. 44.000 euro sempre gli impianti di pubblica illuminazione per la sostituzione, 25.000 euro realizzazione di nuovi tratti della pubblica illuminazione, Colle della Torre, Tacconelli, via San Nicola, ultimo tratto, 70.000 euro per punti luci sostituiti in via Selvapiana, Nazionale 17, Selvapiana Pedemontana 12, Quarto da Capo, Ferratti, Ripitelle, Pianippe, Quarenna, Acigno, La Roma, Corso Umberto, Piazza Brigata Maiella, Piano delle Vigne, La Roccia, San Salvatore, Centro Storico, più le lanterne del Centro Storico, un totale di 430 punti luce, sono fatti, opere realizzate a servizio nostro. Centro Storico, 840.000 euro per il nostro Castello Ducale, 840.000 euro fatto di richiesta di finanziamento nel 2016, progettazione preliminare definitiva esecutiva, bando di gara, affidamento della progettazione, arrivo delle somme, convenzione con il Ministero che ho sottoscritto io con qualità di sindaco di Casoli col Ministero, dopodiché gara d'appalto, e adesso siamo alla fase della realizzazione dell'opera e della consegna dei lavori. Cioè in 5 anni abbiamo iniziato la richiesta di un finanziamento e lo portiamo a compimento dopo 5 anni. È chiaro che vogliamo continuare a portare avanti questi progetti, non ci possiamo permettere di lasciare ad altri che potrebbero avere anche l'idea di non farli. Io adesso non lo so queste cose, non so che cosa vogliono fare, non ho idea, non l'ho capito. Dopodiché, realizzazione di Piazza Santa Reparata, 420.000 euro, un'opera che sta lì, là sotto. Stasera volevamo fare il comizio a Santa Reparata, abbiamo fatto una breve riflessione, c'è la messa, non abbiamo voluto dare fastidio noi alla messa e ci siamo sostati qui, ma mi sembra un atto dovuto da parte nostra. 145.000 euro per il secondo lotto, perché come vi ho detto bene prima, la piazza realizzata a Santa Reparata è stata un'opera che io ho già detto più volte, voluta da Sergio. Sergio l'ha voluta fortemente, era lui sindaco, io ero il suo vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, ma era lui il sindaco, l'ha voluta, l'ha progettata, ha trovato i soldi, ha realizzato, ha fatto gara e poi abbiamo fatto l'inaugurazione. Adesso noi in questo mandato abbiamo portato avanti il secondo lotto, l'avevamo previsto, abbiamo trovato le somme per fare il secondo lotto e a breve, io sapevo che entro settembre arrivava, abbiamo altri 145.000 euro per realizzare il secondo lotto di Santa Reparata, facendo anche un percorso di 30 all'ora, perché là deve diventare un luogo vivibile in sicurezza per tutti i bambini. Dobbiamo assolutamente trovare dei luoghi che danno la sicurezza, la vivibilità per i nostri bambini.
€681.000 per l'adeguamento sismico del municipio, che sotto sotto ci dà anche un po' fastidio perché non ci trova, non abbiamo, abbiamo difficoltà nei movimenti e nella mobilità, però sono €681.000 a disposizione dei nostri cittadini, a disposizione della sicurezza di chi ci lavora, a disposizione della sicurezza di chi ci entra. Meglio che mi fermo, guarda. Qualcosa salto. €16.000 la manutenzione straordinaria della copertura della caserma dei carabinieri, €142.000 la realizzazione dei loculi cimiteriali lotto 4, la realizzazione dell'area polivalente in località Acigno, il consolidamento del versante del centro storico compreso tra via Roma e via Borrelli, Piazza della Memoria, sarebbe €628.000, ne stanno parlando spesso, ne parlo, leggo sui social, qualcuno mi dice, abbiamo avuto la capacità di raccogliere questo finanziamento, di cercare di far arrivare questo finanziamento senza che qualcuno ci debba... sollecitare in qualche modo per il consolidamento, dopodiché si è fatto anche un recupero architettonico all'interno di un contesto storico, quindi abbiamo fatto l'abbinata per un lavoro di consolidamento che mette in sicurezza una parte del centro storico, ci abbiamo fatto anche un recupero urbanistico in Piazza della Memoria. €25.000 per i giochi inclusivi, qua parco qua dietro, e voglio ringraziare pubblicamente anche l'associazione di Mico Consalvo che ha donato per la fruizione di tutti quanti un gioco inclusivo messo all'interno di un parco giochi inclusivo. L'altalena, sì, vabbè, un gioco, l'altalena, va bene. E quindi è estremamente importante e dovremmo proseguire in questa attività di ampliamento di luoghi vivibili per i bambini, per i più piccoli che sono il nostro futuro, e continueremo a farlo. Altri €560.000 abbiamo in disponibilità sempre per il consolidamento nel centro storico, e avremo modo di rifare anche i sottoservizi nella villetta di San Francesco nella parte di sotto di via Settentrione. €605.000 intervento con criticità idrogeologico in Caprafico, abbiamo deliberato, c'ho qui la delibera per la messa in sicurezza con dei campioni e il rifacimento dell'asfalto in via Montaniera dove c'è la piccola rotondina a Colle della Torre, nel proseguimento di quei €33.000 che avevamo fatto. Via Barilotti, completamento di via Barilotti, perché in via Barilotti c'è già un ulteriore finanziamento di €400.000, e via San Nicola. Poi abbiamo €41.000 per la sistemazione della pavimentazione del cimitero, e questa è una copia vecchia, non ci sta scritta, ce l'ho aggiunto, e abbiamo, perché abbiamo preso gli ulteriori finanziamenti che abbiamo aggiunto, e sono €70.000 per delle tettoie da utilizzare nelle scuole dell'infanzia di Via Lame e di Guarenna, per la vivibilità esterna, per il miglioramento della vivibilità esterna degli spazi scolastici, e avevamo già in cantiere altri €41.000, sempre diviso due, su Via Lame e Guarenna, per dei giochi da poter utilizzare e quindi implementare, sempre con la massima condivisione, collaborazione e sentimento che ci ha contraddistinti nella nostra attività. È meglio che mi fermo perché divento troppo prolisso, però vi voglio dire che queste cose qua noi le abbiamo fatte in continuità con l'amministrazione, le abbiamo fatte con la serenità e la capacità di entrare nel merito e nei fatti oggettivi. Vi faccio un esempio, abbiamo già preso finanziamenti per le progettualità, abbiamo €85.000 per il consolidamento, perché noi che i lavori li fai senza che fai la progettazione, €55.000 per via Barilotti, e la bellezza di €165.000 per quel palazzo che avete alle vostre spalle, che dove sono andato io a scuola da bambino, alle scuole elementari, €165.000 per lavori di miglioramento sismico dell'edificio dell'ex scuola elementare del capoluogo. Quel bene lì noi lo teniamo in debita considerazione perché è il palazzo delle associazioni, ma ci dobbiamo lavorare per tenerlo in sicurezza, per progettare dei miglioramenti, per realizzare. Abbiamo richiesto anche il finanziamento per le opere strutturali da fare. Al momento è un bene vincolato, quindi non è che possiamo fare
promesse senza avere conoscenza di quello che è realmente il fatto. Di conseguenza noi vi diciamo quello che facciamo e che continueremo a fare con la massima trasparenza. Il messaggio che vi voglio dare è questo: noi abbiamo la tranquillità di poter amministrare, abbiamo una squadra giovane, nuova, entusiasta, che ha le competenze, che ha vissuto a Casoli nelle varie attività che si sono verificate negli anni. Ci siamo confrontati fortemente e avremo sicuramente la capacità di continuare questo confronto, ma questo confronto lo vogliamo fare con voi. Loro rimarranno tutti a disposizione se qualcuno gli vuol chiedere qualcosa, se gli vuol dare qualche consiglio, se vuole rappresentare delle necessità, dei bisogni, perché noi, come ho detto la prima sera che siamo usciti, siamo indirizzati ad ascoltare le persone. Non abbiamo la presunzione di avere le verità assolute per ognuno di voi, abbiamo però l'umiltà di poter ascoltare, confrontarci e andare avanti. Noi ci siamo sentiti con la voglia di lavorare assieme, la voglia di continuare i progetti. Avremo modo di raccontarvi ancora gli altri progetti che abbiamo in cantiere e che vogliamo proseguire. Andiamo per la nostra strada. Vi dico che ho saltato la parte della scuola, che ci sono tanti altri lavori, questo ve lo dovrei dire, è un po' troppo. Vabbè, taglio, ci avete ragione, dai. Vabbè, taglio, ci avete ragione, però tanto lo so a memoria. Allora, scuola in via Lame, 275.000 euro per la sistemazione degli spazi interni e la messa in sicurezza totale. Adeguamento sismico. Le scuole di Casoli sono adeguate sismicamente, hanno l'antincendio, hanno l'agibilità, cosa che hanno la rilevanza sismica a tutte le scuole di Casoli, che è una cosa fondamentale, perché da sindaco quando c'è qualche problema c'è sempre paura, però avere la consapevolezza, gli altri sindaci ce lo invidiano questa cosa qui. E adesso ci sono altri due finanziamenti, 95.000 e 90.000, anche per le opere strutturali, che non è un obbligo di legge, ma è un obbligo morale che noi vogliamo portare avanti, perché il nostro interesse è l'interesse dei cittadini di Casoli, è l'interesse delle famiglie di Casoli. E io per questo vi voglio chiedere la fiducia in ognuno di voi. Io ve lo voglio leggere perché è la cosa più importante. L'amministrazione non si dà giudizi, non valuta se quanto illustrato è poco o è tanto, se soddisfa tutti o alcuni, ma è in grado di affermare con assoluta certezza e responsabilità che ha amministrato con tanto lavoro, impegno, serietà e onestà nell'interesse della comunità. A tutti voi le più ampie valutazioni, che sicuramente avrete modo di esprimere in occasione delle prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Colgo inoltre l'occasione per porgere un personale grande e soprattutto sentito ringraziamento ai colleghi, tutti i consiglieri comunali, a tutto il personale dell'ente per la preziosa collaborazione e a tutti i cittadini, veramente tutti quanti, ognuno di voi, per il grande onore che mi avete concesso nell'avermi avuto vostro sindaco di Casoli. Grazie.